Osteggiamo l'auto nel parcheggio oltre le Meire Durandini, ove finisce la strada, ammirando il superbo panorama che ci si para davanti agli occhi, con l'intero gruppo del Monviso reso ancora più maestoso dalla recente nevicata in alta quota. Incominciamo la nostra panoramica escursione seguendo il tracciato su ampia sterrata che sale dolcemente in direzione Punta Selassa. Il percorso è sempre ben assolato, essendo collocato su di un versante meridionale. Siamo giunti al bivio di intersezione del Giro d'Anello, che raggiungeremo anche dopo al ritorno, e abbiamo un esordio graditissimo sul canale. Diamo il benvenuto ad Andrea. Ciao. E oggi un grande ritorno, i più attenti di voi li avranno già riconosciuti, un canale in rampa di lancio. Diamo il benvenuto a Riccardo Ghignone e Anna. Ciao ragazzi. Oggi ci siamo anche noi, seconda salita con Mountain Lover, stavolta graziati dal tempo rispetto a Luia di Bellavarda dell'altra volta. E Vediamo di arrivare in cima. Dopo aver incrociato una baracca, ci avviciniamo ad un cartello scritto in lingua occitana, indicante il pilone Serviglione. Ricky, un commento sul panorama. Il panorama è fantastico, la vista questa mattina al confronto di dell'altra settimana è spettacolare. Sole e sereno, favoloso. Davvero bellissimo, infatti abbiamo scelto questa gita apposta. Poco dopo giungiamo ad un bivio, sotto la presenza costante del Monviso. Siamo giunti al bivio per la punta Ostanetta, lasciamo la strada mulattiera e ci dirigiamo in questa direzione per Ampi, Pendii e Pascoli. Inizia qui la costa Serviglione, con pendenza più pronunciata e spezzata solamente da una sterrata di recente costruzione. Superata la linea di massima pendenza, il percorso prosegue verso destra, su aree di prati privi di vegetazione ad alto fusto. Il sentiero ora è meno faticoso, anche se poco costante. Vi ricordo come sempre a questo punto dell'escursione di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche sulle prossime escursioni. E ovviamente iscrivetevi anche a Riccardo Ghignone. Mettete un like e ci vediamo sul canale. Giungiamo su un poggio panoramico che precede il nostro arrivo sul Colle Bernardo. Dal nascosto Colle Bernardo proseguiamo la nostra salita su ampi prati, seguendo i numerosi ometti di pietra. La vista comincia ad essere panoramica anche sulla pianura di Cavour e del Torinese. In breve approdiamo sulla Punta Razil, prima elevazione di giornata sormontata da un cartello in lingua occitana. Eccoci sulla prima punta, la punta Razil. Ora qua dietro facciamo la cresta che ci conduce alla punta Ostanetta. Scendiamo un breve tratto parzialmente innevato sulla cresta che divide le due cime, seguendo il sentiero sempre evidente. L'ultimo tratto di escursione è esposto ed in presenza di neve o ghiaccio va affrontato con estrema cautela. Siamo
tempo qui con Riccardo Ghignone su Punta Ostanetta mangiando pan, prosciutto e mortadella. Benissimo. Buon appetito. Adesso ritorniamo indietro, ecco Andrea e il Monviso col cappello. Ritorniamo sui nostri passi, percorrendo a ritroso il pendio in discesa fino al Colle Bernardo. Siamo ridiscesi, come vedete, al Colle Bernardo. Ora prendiamo la cresta che in discesa ci conduce alla panoramica Punta Selassa. Affrontiamo a sinistra del colle una breve risalita su cresta parzialmente innevata, per poi iniziare la discesa verso l'evidente e sottostante Punta Selassa. Giunti ad una sella erbosa, proseguiamo oltre per raggiungere in leggera risalita la nostra terza cima di giornata, ossia la Punta Selassa. Ok, adesso torniamo all'auto, qui all'incrocio pieghiamo a sinistra e ci ritroviamo alle Meire Durandini. Una flebile traccia che si dipana dal colletto antistante la Selassa ci conduce in breve alla strada sterrata di recente costruzione. Usciti dopo pochi metri dalla strada sterrata, seguiamo un sentiero irregolare che scende attraverso un arido sottobosco di rododendri. Chiudiamo l'anello giungendo sulla strada sterrata e successivamente alle Meire Durandini. Eccoci qua, siamo ritornati alle Meire Durandini e qui si conclude il nostro giro ad anello a Punta Ostanetta. Sicuramente una gita molto molto interessante da fare in questo periodo, soprattutto per i panorami superbi sul Monviso. Se beccate una giornata di sole come quella che abbiamo avuto la fortuna di vedere oggi, è veramente il top della situazione. L'escursione è molto piacevole, non presenta particolari difficoltà, tranne il tratto escursionista esperto finale, come avete visto, in presenza di neve o ghiaccio, attenzione, piuttosto mettete i ramponcini per sicurezza. Un saluto da parte nostra, vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime escursioni. Un saluto da Alberto, Andrea, Riccardo e Anna. Alla prossima! Ciao.